Buonasera, con chi parliamo? Gianfranco. Gianfranco, benvenuto. A dove ci chiama? Torino. Torino, prego. No, io ce l'ho un po' lì con Anastasi che ha sempre in bocca Del Piero, no? Come se fosse un fenomeno. Ieri sera è stato inguardabile, veramente. Non ci siamo sempre, questo penso a un ego spaventoso, penso solamente a fare gol per vincere le varie insomma cose che hanno fatto gli altri cannonieri, eccetera. E invece Amauri viene definito come un pippone. Amauri gioca per la squadra, non ha fatto una grandissima partita, ma secondo me Amauri e Iaquinta sono una buona coppia di attaccanti, perché se poi era Dzeko... Iaquinta quando lo si rivede in campo, voglio dire, ma... Sì, però... Non è affidabile dal punto di vista fisico, diciamo la verità. È inutile attaccarti sempre con Amauri, che come se fosse l'ultimo arrivato. Qua non si attacca nessuno, perché io sono juventino e più che posso difendo sempre gli juventini, che non c'è niente. Ma questo giocatore qui, a parte i quattro mesi che ha fatto all'inizio del primo campionato, è sparito. No, però un attimo, signor Gianfranco, non sentiamo Anastasi. No, signor Gianfranco, si fermi o non riusciamo a sentire la risposta di Anastasi. Gianfranco, zitto, parla Anastasi. Poi interviene, prego. Ha parlato lei, adesso faccia parlare me. Ok. Cioè, Amauri ha fatto solamente i quattro mesi da settembre fino a dicembre con la Juventus il primo anno. Stop, non si è più visto. Cioè, ma a me mi dispiace che lui non giochi bene, che non faccia gol. Perché fa parte della Juventus, se lui fa tantissimi gol io sono contentissimo, vuol dire che la Juventus va benissimo, ma purtroppo io devo criticarlo, siccome sono un opinionista e devo dire come la penso, come lo vedo, in questi anni qua, lui a parte quei quattro mesi lì, non si è visto, una punta che deve giocare Gianfranco, nella Juventus. Gianfranco non mi deve parlare quando parlano gli altri, altrimenti non si sente nulla. Mi faccia finire, poi dopo ribatte lei. Quando un giocatore della Juventus non segna per tantissimo tempo, non c'è niente da fare, viene criticato e come sta è criticato lui adesso. Perciò è inutile che lei si meraviglia di queste critiche che vengono fatte ad Amauri. E poi Del Piero è e resta un campione, che ne dica lei, che noi lo esaltiamo, lo facciamo. Queste le cose che ha fatto parlano per lui, non è che parlo io, lo dico io. Parlano i giornali, parlano le statistiche e parla la realtà. Un flash, Gianfranco, perché c'è Manu e quella pubblicità che incombe. Del Piero, per carità, è un campione, ha un ego smisurato e praticamente lui non è che vuole bene a se stesso, per cui praticamente adesso ha 36 anni, sarebbe ora che alla fine della stagione noi non lascio più contratto e adesso su altri giocatori. Mi ricordo 4 anni fa che abbiamo vinto 2 campionati di seguito. Senta, scusi, per me Alessandro Del Piero è un grande campione, un patrimonio del calcio italiano, scusi, quindi è l'opinione Piero, del telespettatore, non se è la Del nostra, gioca che salutiamo ancora, scusa, Anastasi e Manu quando andiamo. Giancarla, scusa, se Del Piero gioca ancora adesso titolare nella Juventus, vuol dire che alla spalle non c'è chi può sostituirlo. Perché non penso che l'allenatore faccia giocare Del Piero per simpatia. Lo fa giocare perché quando gioca vuol dire che lo merita. Vuol dire che gli altri in questo momento non lo meritano. Vuol dire che Del Piero ti dà più garanzia di un altro. Emanuele,